problemi anche per il numero 8 di Urzata Jet. Sono partiti. L'errore anche di Monrovia S, numerose le rotture, con errore anche del numero 1 Laurel di Poggio. Così al comando sfila il numero 5 di Meavad, come al solito molto veloce, nei confronti del numero 2, mentre all'esterno sta facendo una grande volata Nicoz, Nicoz che Renato Natale lancia al comando, adesso va a sfilare su Meavald, Nicoz al comando, Meavald che è lì seconda, ha rubato il tempo un po' a tutti, Renato Natale. All'esterno rimane così scoperto Cherry K sul numero 2 di Leone Mark, gira al largo anche Max Road. Dopo 400 in 29.6 con Nicoz al comando, c'è un K che va a spingere, ma vorrebbe mettersi secondo Renato Legati su Nicoz, operazione che sta riuscendo, anche perché Meavald non tiene il ritmo. 800 metri in 1.1.3 con Nicoz al comando, c'è un K secondo in corda, all'esterno adesso c'è Max Road, poi ha spostato anche il numero 6 Nino Laerne che dopo partenza infelice sta recuperando. Il chilometro passato da Nicoz è ancora in spinta nei confronti di Oceano K e Max Road. Nicoz che prova la fuga, Oceano K lì sotto, filtra bene anche Nino Laerne, all'esterno Max Road. Un parziale in 14.5 per Nicoz, Renato Natale, Nicoz al comando, Oceano K lì sotto, poi Nino, all'esterno ancora Max Road, si sta ricongiungendo anche Nevi B. Sono tutti lì a lottare per il successo, con Nicoz che comunque è sempre davanti, 14.9 per questo paletto, all'esterno prova ancora Oceano K che va su Nicoz, Nicoz che cerca la difesa, Oceano K che dà l'ultimo assalto a Nicoz, Oceano K che va a vincere nei confronti di Nicoz e poi Max Road. 1.16.4, 29.7 a chiudere. Il finale di Oceano K che Renato Legati guida come sempre alla perfezione. Va a cogliere in crisi Nicoz che ha provato la fuga dalla seconda fila. Quindi va a vincere Oceano K, 10 al primo, 13 al secondo, 12 al terzo, 1, 16 e 4, 2,95. Complimenti a Renato Legati.